Questa puntata è dedicata ad uno dei fotografi più influenti del XX secolo, uno fra i fondatori del gruppo F64. Ansel Adams, nato nel 1902 a San Francisco, fondatore, assieme ad altri maestri, appunto del gruppo F64, fotografo di svariati gruppi ambientalisti e fotografo ufficiale del Sierra Club. Nel 1986 un monte della Sierra Nevada venne ribattezzato con il suo nome. Inoltre, un profondo conoscitore del processo di stampa, ideatore del sistema zonale. Durante una vacanza nel 1916 inizia ad utilizzare la sua prima macchina fotografica, regalatagli dai genitori, una Kodak Brownie. Da allora la natura, che è stata sempre al centro del suo stile, e la fotografia entrarono a far parte in modo indelebile nella sua vita. 3 anni dopo entra a far parte del Sierra Club e nel 1927, in seguito ad un tour organizzato, inizia a realizzare il proprio portfolio, vincendo 4.000 dollari. Nel 1928 diventa il fotografo ufficiale. Il gruppo di cui fu cofondatore mirava a radunare fotografi all'avanguardia, indirizzati verso la street photography. Il nome non è casuale, 64 infatti rimanda all'apertura minima del diaframma che permetteva una profondità di campo estrema. Le sue fotografie sono anche delle testimonianze di come fossero i paesaggi da lui amati e rispettati prima dei viaggi di massa e della selvaggia antropizzazione di queste terre. Parlando della fotografia The Tenons and the Snake River, realizzata nel 1942, grazie alla profondità di campo accentuata, raffigura un paesaggio perfetto. Tutto è finalizzato a questo. Due anni prima, infatti, ideò il sistema zonale, ovvero un metodo per la stampa della fotografia in bianco e nero, che permette di tradurre con altissima accuratezza ogni dettaglio all'interno della scena seguendo un metodo quasi scientifico, secondo una precisa densità del grigio, scelta questa che spetta alla creatività del fotografo stesso. Ancora oggi Ansel Adams, morto nel 1984, è uno fra i fotografi più conosciuti e ammirati al mondo. Un maestro da cui è impossibile non imparare e da cui è impossibile non essere attratti. Vogliamo lasciarvi con queste due sue frasi. Spesso ho pensato che se la fotografia fosse difficile, nel vero senso della parola, nel senso che la creazione di una semplice fotografia richiedesse lo stesso tempo e la stessa fatica di un buon acquerello o di una buona incisione, il salto qualitativo della produzione media sarebbe enorme. Da piccolo ero molto solitario e irrequieto e preferivo godermi gli spettacoli della natura piuttosto che trastullarmi con giochi più adatti alla mia età. La prossima puntata sarà dedicata al fotografo che ha immortalato il conflitto del Pacifico, realizzando una fra le foto più riconoscibili. Ovviamente, per sapere di chi stiamo parlando, non potete mancare giovedì prossimo alle ore 13. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ciao! Ciao!